Si è sfornato, signor. Benvenuti in questo nuovo video. Prima uscita in park dell'anno. Siamo un pochino fuori mano. Abbiamo anche tardato un po' la prima uscita in park. Visto il caldo si poteva cominciare anche prima. Come dicevo, siamo un attimo fuori mano. Siamo in Piemonte. Ho già fatto qualche uscita qua, sia in enduro che in gravel e su strada. Adesso stiamo andando a Viola Sangré verso Cuneo, in realtà penso sia più vicina a Mondovì, dove c'è un piccolo park. Ero indeciso tra Viola Sangré o il Monte Alpet. Poi ho puntato per Viola Sangré perché mi hanno detto che anche dalle recensioni eccetera è un pochino più naturale, visto che io sono più sul naturale che sul costruito super mega flow da manetta aperta. Ragazzuoli, ormai dovremmo essere arrivati. Sangré, Ale. Ragazzuoli, arrivati. C'è già via quella lì. È a un posto, penso che ti carichino le bici a parte. E bomba. Andiamo. Oggi prendo anche l'occasione per testare il corpetto dell'Alpine Star, poi ve ne parlo. Ok ragazzuoli, prima uscita in park dell'anno, Viola Sangré. Siamo quindi in Piemonte, provincia di Mondovì. La seggiovia è piccola, ti caricano la bici loro, perché sono allestite così, quindi una sì e una no hanno il gancio, te la caricano loro. Dovrebbe essere carino. Qui si allena, se non mi sbaglio, anche Colombo. Ho visto anche qualche video di Lori Kid, quindi gente veramente che gli dà la manetta, quella vera, non quella finta. Come vi dicevo, prendo anche la palla al balzo per testare il corpettino dell'Alpine Star, che ho preso giusto per le giornate in park, perché per pedalare questo qua forse va bene d'inverno, ma d'estate veramente lo patite un botto. Anche dei graziosi panettoncini. Andiamo a vedere com'è il park. La seggiovia sembra anche abbastanza veloce, super sfondata. Bella. Andiamo. Dunque, bagai, come vi dicevo, sto provando la pettorina dell'Alpine Star e spero che l'attacco della GoPro non si muova troppo. Partiamo con questa, che si chiama 8 volante. Anche su la pettorina non si muove. Compenso sento che si muove la GoPro, quindi abbiate pazienza se per caso mi è un po' mossa. Ciao, volete andare voi? Che toboga. Qua? La rossa è tipo questa qua, però è più, piace di più a te. Sì. Più naturale? Devo farla adesso, andiamo a farla adesso? Sì, ma io sono alla cieca, non vi sto mica dietro. Sto dietro te un po', poi... Cosa? Non vi sto dietro, voi andate. Ma non preoccupare, tanto io provo a stare dietro a lui, ma non ce la faccio, eh.
A posto? Tutto bene? Eh? Tutto a posto? Quindi, black line ragazzi. Per esempio era meglio stare alti, però seconda volta che la faccio va bene così. Qua questa è, se non mi sbaglio, c'è un corso, una tappa dell'italiano di H qua. Se volete andare a vedere la gente che scende forte, andate a vedere la tappa dell'italiano, che non molla un attimo. Qua, andare dritti. È sfornato, signor. Abbiamo fatto prima una black line con Andrea Bruno, chi non lo conoscesse andasse a vedere chi è, e i due ragazzi, il papà e il ragazzino che abbiamo visto, che avete visto nelle discese, sono Riccardo e Leonardo, 14 anni, gli dà un gas esagerato. Allora, park molto carino, la freccia rossa che è data come blu o verde, adesso non mi viene in mente, forse come blu, perché la verde è l'ottovolante, la freccia rossa che è data come blu è veramente bella e enduristica, fisica, bellissima, mentre la black line che avete visto per ultima, la coda di H, pietre, naturale, insomma... Da pensare, niente di impossibile, diciamo, salvo un rock garden che per me che ha diverse linee, però il resto niente di impossibile, però bella cazzuta. Qua
c'è l'elio di soccorso che gira e rigira perché è caduto un ragazzo, sembra si sia rotto la clavicola, purtroppo capita. Allora, due considerazioni sulla pettorina che vedete qua. Questa è la pettorina Alpinestar. Io tutte le protezioni uso Alpinestar perché mi trovo bene, in realtà niente di particolare. Una cosa sicuramente non è da pedalare, nel senso che io sono in maglietta manche corte senza sotto niente, con la pettorina sto sudando l'inverosimile, siamo qua a 2000 metri. Sicuramente a pedalare userò quella più leggera, salvo forse d'inverno. Ecco, d'inverno magari potete pensare di tenerla su, per il resto non dà fastidio, non si muove, è parecchio pesante, quindi da pedalare la sentite, insomma vi fa sudare parecchio, comodissima. Io sono abbastanza piccolo in realtà a livello di busto, spalle eccetera, però ho preso una ML che mi veste perfetta, avevo paura fosse leggermente grande, invece veste perfetta. Magari vi faccio vedere bene com'è fatta a fine giornata mentre mi bevo una birra. Adesso risaliamo. Ah, le discese non vi dico, vi dico dopo anche quanto prende a discese, ma sono tutte lunghe perché sono tutte discese da 3-4 km, quindi è un park veramente da tenere in considerazione perché sono discese belle, lunghe e fisiche, non sono discesine, tanto per intenderci, come Gromo che finisce più o meno subito, qua sono belle lunghe. Come vi dicevo, questa qua è quella che forse che consiglio di più come enduro, perché veramente ha molto dell'enduristica, molto. È molto propedeutica sto bike qua. Se volete fare qualche garetta enduro dovete trovarvi dei park così, perché per esempio questa è una discesa che può veramente essere considerata come una discesa enduro. Come vedete c'è un po' di esposto, qualche contropendenza, poi si entra nel veloce. Marcia sbagliata. Oltretutto, se avete un buon feeling con le dossette eccetera, guardate che belli questi passaggi, così bellissimi.
Quindi ragazzuoli, pettorina giudicata per uso in park, sicuramente non per pedalare. Come potete vedere c'ha gli strap per chiuderla da una parte e dall'altra, anteriore, posteriore. Lascio sempre il link così potete andarvi a vedere le caratteristiche di preciso. Comunque l'ho usata principalmente per girare in park, perché per pedalare la trovo troppo pesante. Continuerò a usare il classico paraschiena molto più leggero. Quindi adesso carichiamo biga in macchina, abbiamo finito, abbiamo mangiato un panozzo con birretta, park direi aggiudicato al 100%, e adesso carico la bici in macchina e poi due considerazioni. I francesi, francesi ovunque, lì, là. Quindi non proprio un park dietro l'angolo, partendo ovviamente dalle nostre parti che sono Milano, Lecchese, Comasco e via dicendo, però è un park per me che è abbinato al Monte Alpet, si presta molto bene ad un weekend, quindi girare un po' qua e un po' al Monte Alpet. Per chi gira in camper, io ho visto già due spot molto belli dove fermarsi in camper, uno appena qua sopra dove erano fermi anche Riccardo con il figlio Leonardo, che avete visto un pochino nel video, e avevo conosciuto alla gara di Cumiana, tra l'altro il ragazzo, il ragazzino Leonardo, 14 anni, pastecca in una maniera esagerata, complimenti. Quindi si presta molto bene per un fine settimana, come vi dicevo, sfruttando sia questo park che quello del Monte Alpet, che è proprio qui di fianco, nella valle di fianco. Il park è molto bello, naturale, quindi non super costruito. Tutto il Frecciarossa è veramente un gran allenamento enduro, perché è una PS molto molto naturale, molto lunga, perché ho guardato adesso su Strava, sono esattamente 4 km di discesa. Quindi e per un allenamento enduro è veramente completa. Oltretutto è difficile tenere il ritmo, o meglio, non è difficile tenere il ritmo, ci si abitua a pompare bene la bici, perché ci sono molti avvallamenti dove si può prendere velocità pompando bene la bici. Quindi Frecciarossa sicuramente super consigliato. Otto volante, abbastanza semplice, è la prima che ho fatto, l'ho fatta una volta sola perché poi un ragazzo si è stampato e si è rotto la clavicola, come avete visto dall'elico soccorso che è arrivato, e l'hanno chiusa. Salti in banco, se non mi sbaglio, era già chiusa per manutenzione, non ho capito che cosa. Non abbiamo fatto la freeride, ma abbiamo fatto due volte la black line, che è quella più difficile qua nel park. Veramente bella, 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 bella. La black line, diciamo che se volete fare sia un po' di guidato sia un po' di tecnico stile DH, dove rimanete molto appesi ai freni, la black line è perfetta. Le valli qui sono molto rustiche, quindi non aspettate delle piene di turisti eccetera, salvo francesi, francesi veramente come se piovessero. Per il resto mi raccomando, iscrivetevi al canale, che non vi costa niente, così potete rimanere aggiornati su tutti i contenuti che pubblico. Se volete rimanere ancora più aggiornati, cliccate sulla campanellina, così siete veramente aggiornati in tempo reale su quello che pubblico eccetera. Io di solito pubblico 1-2 video a settimana. Andate a scorrervi anche i contenuti dell'ultimo viaggettino che ho fatto a Castiglione della Pescaia, provando le PS del Toscano Enduro Series, molto belle, molto naturali, super enduro. E niente, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, un like se vi piacciono i miei video, e alla prossima, ciao!